Buongiorno a tutti da Praga, ci sono 32 gradi. Ora sto andando a teatro perché oggi è l'ultimo giorno di lavoro. Stasera abbiamo l'ultimo spettacolo della stagione che sarà Romeo e Giulietta e domani iniziano le ferie finalmente. Oggi vi porterò con me perché non potevo non documentare questo giorno così importante. Vi porterò dietro le quinte dello spettacolo e vi farò vedere un po' come andrà la giornata. Sono arrivata, sono tutta sudata, c'è davvero un caldo infernale fuori. Adesso mi cambio per lezione e appunto faccio lezione di danza e di riscaldamento e poi mi preparo, mi trucco per lo spettacolo. Ancora le luci sono spente perché è presto. E il palco è ancora col set del terzo atto di ieri sera e presto sicuramente lo cambieranno con il set del primo atto. Questa è la parte finale in cui Romeo si uccide perché pensa che Giulietta sia morta e poi Giulietta si risveglia e si uccide perché vede che Romeo è morto e tutto accade su quel letto. Ne approfitto che non c'è nessuno per farvi vedere il nostro camerino. Allora, questo è il camerino delle ragazze, soltanto di alcune però perché poi ce n'è un altro. Questo qui è il mio posto col mio nome e solitamente qui appendono i miei vestiti che mi serviranno per lo spettacolo. Quindi stasera avrò questi, questo è uno dei miei preferiti perché stile impero è davvero bellissimo. E nulla, poi qua appendono i costumi per gli altri e qua ci sono gli altri posti, quindi ognuno di noi ha un tavolino con una sedia e poi appendono i costumi in base appunto al nostro posto. Mi sono cambiata, questo è il body che utilizzerò oggi, è il più nuovo, cioè l'ultimo che ho comprato alla Grisco qui di Praga. Mi piace davvero tantissimo e indosserò anche questi pantaloni sopra per la lezione perché nonostante ci sia molto caldo non mi piace fare lezione solo col body e le calze perché mi sentirei un po' nuda, quindi così. Questi qua sono i cast per gli spettacoli, con tutti i nomi in base ai ruoli e le date. Lezione finita, ora vado a prepararmi per lo spettacolo. Adesso hanno cambiato il set. Trucco del primo atto pronto, ho messo le trecce finte come sempre. E per il secondo atto avrò lo stesso costume con dei fiori in testa e per il terzo atto invece mi cambio col costume bianco che ho fatto vedere prima. Il costume adesso è molto semplice in realtà perché sono tipo una paesana, quindi niente di particolare. Però non devo fare moltissimo nel primo atto, il secondo è un po' più impegnativo perché la tarantella è molto pesante di fiato e il terzo è con le punte, quindi è abbastanza difficile. Qui ci sarà il cambio veloce tra un atto e l'altro se i costumi sono già pronti. Eccomi pronta. Prima del secondo atto ho molta pausa, in realtà circa mezz'ora, e ne approfitto per cenare perché altrimenti non ho tempo e dopo sarebbe stato troppo tardi e prima troppo presto. E ho fatto del riso basmati con del tempeh, ora vi faccio vedere, pomodorini e zucchine cotte in padella.
col costume del terzo atto. Mi mancano solo dei fiorellini in testa e adesso vado giù a mettere. E poi sono pronta. Ma è le punte perché ancora ho le... come si chiamano? Babucce e scarponcini. Ok. Ora sono al completo. Il giorno dopo e sono ufficialmente in vacanza. Ieri sera è stato bellissimo, mi sono emozionata durante gli applausi finali, ho praticamente pianto perché ripensavo a tutto il percorso che ho fatto dal 2019 ad oggi qui a Praga e non riuscivo a smettere di essere infinitamente grata con la vita per questa opportunità che sto avendo di vivere il mio sogno ogni giorno. Ripensavo alla piccola Federica di 5 anni fa che era appena entrata in compagnia e che era super in ansia per danzare il suo primo Lago dei Cigni appunto col Czech National Ballet e la paragonavo alla Federica che sono oggi, che sono cresciuta, ho vissuto un sacco di esperienze e ballato un sacco di balletti diversi, quindi sono davvero davvero contenta. Volevo fare un piccolo recap, un piccolo riassunto di questa stagione e dirvi i balletti che ho danzato. Sono tanti, effettivamente è stata una stagione molto intensa. Abbiamo ballato ben 149 spettacoli quest'anno in giro per il mondo. I balletti che abbiamo portato in scena questa stagione sono Romeo e Giulietta di John Cranco, quello che ho ballato appunto ieri e col quale abbiamo aperto la stagione ad agosto scorso, Front Bridge Variations di Hans van Manen, che è stata la mia premiere e ho fatto anche un vlog a riguardo e in realtà penso che ci sia un video per ciascuno di questi balletti, quindi ve li vado lasciando qui anche sotto in descrizione. Cenerentola di Milo, che è il direttore del balletto di Monte Carlo, La bella addormentata di Marcia Aide, un tram che si chiama Desiderio di John Mayer del balletto di Amburgo, Lo schiaccianoci di Yuri Vamos, Onegin di John Cranco, bellissimo, La film Margardè di Frederick Ashton, La Sylphide di Joan Coburg e Coppelia di Ronald Hind. Sono 10 balletti se non sbaglio, uno più bello dell'altro. E poi siamo stati in tournée al Teatro Reggio di Torino, durante il quale ho fatto un sacco di video che vi lascio appunto anche in descrizione. A Valencia, al Palazzo delle Arti Regina Sofia, nel quale ho fatto anche un vlog, al Royal Opera House di Muscat in Oman, viaggio pazzesco che spero onestamente ripeteremo perché è stata davvero un'esperienza bellissima, e infine al Teatro dell'Opera di Liège in Belgio.
Che dire, quindi è stato un anno molto molto intenso e non vedo l'ora di scoprire cosa la prossima stagione ci porterà. Avremo una premiere, in realtà ne avremo quattro, però quella, la premiere che aspetto con più ansia, con più eccitazione è Manon, perché è un balletto stupendo che non ho mai ballato, quindi non vedo l'ora di danzarlo. Io sono davvero felice di come si è andata questa stagione perché me la sono goduta dall'inizio alla fine. Sono contenta anche di essere riuscita a fare un sacco di video e portarvi con me durante tutto il corso di quest'anno, quindi se non li avete ancora visti vi invito a farlo, perché se questo è il primo video che vedete in questo canale, sicuramente gli altri vi piaceranno altrettanto. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio chi è stato con me fin dall'inizio di questa stagione o addirittura chi è con me già da 3 anni, da quando ho aperto il canale. Oggi iniziano le mie vacanze estive, ma non mi fermerò qui su YouTube perché ho in programma moltissimi video. Vi ho già raccontato cosa farò quest'estate in un altro video, quindi se l'avete già visto saprete che sarà pieno di viaggi e di avventure. Se non l'avete ancora visto ve lo lascio in descrizione. Se ancora non l'avete fatto, vi invito a cliccare nel bottone iscriviti qui sotto, così che rimarrete aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. Per me è molto molto importante che lo facciate e a voi toglie un secondo della vostra vita. Vi ringrazio ancora per essere stati qui con me anche oggi fino alla fine. Fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima molto presto. Vi mando un grande abbraccio, ciao!